pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, o Signore. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della tua vita immortale. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli, ai santi, fatti voce del creato, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Salvatore che presiede quest'Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora rivolgiamoci a Dio con quelle parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia in cielo ed in terra.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con la Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, guarda la fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Tuo Spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora si consegna la Bibbia ad alcune persone in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana: a una famiglia, ai cresimati, a una persona non vedente, ai catechisti, a un seminarista che si prepara a ricevere il ministero del lettorato, a una biblista e a un medico docente di infettivologia. Questo gesto, nella seconda domenica della Parola di Dio, intende sottolineare l'attenzione che siamo chiamati a porre alla Sacra Scrittura. Anche in questo anno segnato dalla pandemia, la Parola di Dio alimenta la nostra fede, sostiene la nostra speranza e anima la nostra carità, rendendoci gioiosi annunciatori della bella notizia del Vangelo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia la pace. Amen. Per intercessione della Vergine Maria, il Signore vi conceda la salute nel corpo, la consolazione nello spirito, la gioia di servirlo sempre nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen.